Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Ecco, rileggere Luca 1:26-38 davanti a questo affresco, usato sicuramente dai domenicani per spiegare questo Vangelo che andrebbe riletto, letto, riletto e contemplato, è bello riscoprirci cristiani ed è bello riscoprire la nostra identità. A volte possiamo cascare nella tentazione di non voler ripetere le stesse cose e di non voler dire le stesse cose. In realtà questo Vangelo è stato ed è così forte per la cristianità che la tradizione cattolica stessa ha inventato la preghiera dell'Angelus basandosi su questo Vangelo. La preghiera dell'Angelus che veniva recitata 3 volte al giorno, che dovrebbe essere recitata 3 volte al giorno, è proprio per ricordarci chi siamo noi, come inizia la nostra storia e come dobbiamo vivere la nostra esistenza. Con il sì di Maria il Verbo si fa carne, il Verbo entra nella storia. Ovviamente quella stessa proposta che Dio rivolge a Maria la rivolge a ciascuno di noi. Noi dobbiamo ripensare la nostra esistenza alla luce della vocazione. Noi siamo chiamati da Dio ad una missione, ad un'azione concreta nella storia. Ecco perché ha senso scegliere una strada, pregare perché quella scelta sia secondo il Vangelo e sia la volontà di Dio, però è importante orientarci nello scegliere quella strada che sentiamo essere la chiamata di Dio. Di lì la bellezza del sacerdozio, la bellezza del matrimonio, la bellezza della vita consacrata. Tutto trova la sua forza nella chiamata di Dio. E a volte anche quando in questa strada scelta ci sembra di non essere del tutto sicuri e abbiamo la tentazione che ci disturba e che ci insinua una domanda: forse il Signore non mi ha chiamato? Ecco, ritorniamo su questo testo del Vangelo, ripensiamoci, ripensiamolo, ripensiamo a Lui che ci chiama e ripensiamo a noi che rispondiamo di sì a un progetto di vita, così come ha fatto Maria. Il Signore entra nella carne di Maria per entrare nella carne dell'umanità. La proposta di Dio entra nel tuo cuore, entra nella tua carne per potersi fare carne presso l'umanità di oggi.